ma anche i tifosi deve essere con noi per fare la grande Roma. Dottore, l'anno prossimo non si scherza perché andiamo in Champion e abbiamo delle squadre davanti che non sono quella del Borghetto Latino, con tutto rispetto per il Borghetto Latino. Giocare contro squadre come il Saint Germain, come il Manchester City, come le squadre tedesche, non sarà mica uno scherzo. C'è qualche piano particolare a livello internazionale, una task force particolare? Pensa, il piano è vincere sempre. Qualcuno deve arrivare difficile, e uno non può pensare che forse uno è più pericoloso che altro. Quindi abbiamo fiducia nelle nostre squadre di lavoro, abbiamo un direttore sportivo ottimo, un allenatore ottimo e un presidente ottimo. E tutti i giorni lavoriamo per vincere. Ovviamente Europa sarà una sfida importante, ma anche vincere qua in Italia sarà difficile. Innanzitutto complimenti per l'italiano. Possiamo dire una cosa a Zanzi, magari è poco avvezzo? Noi qui a Roma in particolar modo non pronunciamo mai la parola scudetto, porta sfortuna, porta iella, non si può dire, si trovano i sinonimi. Posso dire una cosa che ci piace moltissimo, che questa nuova società americana parla di scudetto a testa alta e con sfrontatezza, senza paura, dall'allenatore alla dirigenza. Ma la città, i tifosi lo meritano. Questa è la città più bella, più forte del mondo. Noi non possiamo avere paura di nessuno. Quindi per noi è un onore lavorare tutti i giorni per fare questa squadra la più forte.